Maria Luisa Barbaruno nello spazio social di Vediamoci Chiara. Oggi ritroviamo una nostra amica, la dottoressa Patrizia Pezzella. Buongiorno Patrizia e buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Maria Luisa e buongiorno a tutti. E buongiorno infatti a tutti i nostri spettatori e ascoltatori. Oggi ho il piacere di rivedere Patrizia, non ci siamo viste per diverso tempo per i validi motivi che conoscete tutti e ancora oggi ci vediamo tramite video. Allora Patrizia, io volevo chiederti una cosa anche per la tua esperienza professionale. Sì. Dicevamo prima di cominciare l'intervista che nella storia dell'umanità una cosa come quella che abbiamo vissuto adesso non è mai accaduta, no? E quindi no. Al di là di quelli che possono essere gli impatti a breve termine, che comunque piano piano si sta cercando in qualche modo di risolvere, la cosa che mi piacerebbe indagare con te è, secondo te, quelli che potrebbero essere invece gli impatti a lungo termine dell'esperienza che abbiamo fatto fino adesso, quindi della quarantena, ma anche di quello che vivremo verosimilmente nei prossimi 6-8 mesi, fino a che non sarà possibile sì. avere un vaccino. Sì, forse giustamente come dicevi tu, Maria Luisa, dovremmo avere uno scenario anche di mesi, se non sì, addirittura di tutti i mesi. E quindi è giusto andare un attimo ad ipotizzare quelli che possono essere veramente gli effetti psicologici, cioè li ipotizziamo proprio per la ragione che dicevi tu prima, cioè non abbiamo nell'ambito della nostra storia di vita esperienze simili, diciamo anche per fortuna per certi versi, però dall'altra parte purtroppo perché non abbiamo dei modelli a cui certo. poterci riferire, quindi questi modelli un po' di interventi diciamo anche strategici li dobbiamo creare e creare in base a che cosa? E per prevenire dobbiamo un attimo ipotizzare e quindi ipotizzare quali possono essere effettivamente effetti che certamente di questi effetti di disagio saranno di misura più lieve per alcuni soggetti e di misura probabilmente più intensa per quelle categorie di persone che ancor prima del coronavirus, ancor prima del lockdown, avevano già degli equilibri emotivi piuttosto precari, quindi dobbiamo certo. anche un attimo appunto avere un'ottica che può essere un'ottica diversificata tra soggetti un pochino più sensibili e soggetti invece, insomma, diciamo con capacità di resilienza, come viene definito, come capacità di affrontare le cose in maniera, come certo. dire, diversa. Sicuramente l'isolamento sociale prima, Maria Luisa, e il distanziamento fisico attuale, delle problematiche, un po' come dicevamo prima, che possono anche avere risvolti pratici, finanziari, risvolti... Di quello che può essere appunto un benessere economico ormai insomma come dire un pochino limitato, gli stress dovuti a preoccupazioni per la salute anche dei propri cari, chi Maria Luisa ha anche subito dei lutti, quindi oltre a malattia ha subito dei lutti, la preoccupazione per i figli, la preoccupazione quindi per l'assenza per il domani, l'assenza comunque di tutta una serie di attività ludiche, cioè la chiusura di tante attività che può essere cinema, teatro, musei, certamente genererà comunque una situazione chiusura, quindi quel disagio emotivo che poi in maniera molto evidente si esprime con quei sintomi che conosciamo, che è l'ansia, la depressione, l'insonnia. Sì, sicuramente questo è un aspetto importante. Tra l'altro, secondo me, adesso lo chiedo a te chiaramente come esperta, però tutto questo secondo me coinvolgerà anche quello che noi pensiamo di essere, proprio la nostra identità di persone. Sì, appunto tale che quel senso di comunità è venuto meno, cioè certo. ci si è chiusi nella propria casa e quindi molti vivono quella che attualmente viene definita un po' la sindrome della tana. Sì, infatti anche questo ti volevo chiedere, proprio a riguardo della sindrome della tana. E per cui molte persone in questa anche lenta
questa ripresa della fase 2, cosiddetta fase 2, provano e manifestano molto disagio nel riprendere quello che può essere, come dire, una nuova normalità, perché comunque dobbiamo parlare di una nuova normalità. Assolutamente. E quindi che significa riprendere i ritmi, ritornare al lavoro. Allora sì, ben venga ovviamente che ci siano quelle indicazioni, che le mascherine, il lavaggio frequente delle mani, il distanziamento fisico, cioè tutte quelle misure di prevenzione per evitare il contagio e che sono state dimostrate scientificamente che funzionano, quelle vanno benissimo. Però bisogna, ecco, non correre il rischio di vedere l'altro, quindi l'altro come diverso da me, come nemico. Come nemico, certo. E quindi come il portatore, appunto, l'untore, no? Spesso è stato usato anche dai media. Termine manzoniano. Bravissima. Come l'altro, appunto, che possa essere quindi potenzialmente il nemico. E quindi nemico ancor più invisibile. Quindi dato da condizioni di una minaccia che viene vissuta come potenziale, e che questo generalmente è naturale, insomma anche il buon senso porta a pensare, non potrà che provocare altra ansia, altra chiusura e altre situazioni che certamente vanno contro quello che invece è un comportamento umano che è teso alla socialità, cioè non dobbiamo dimenticarlo. Assolutamente. Che consiglio possiamo dare quindi alle persone che riescono a identificare di avere questo tipo di disagio, secondo te? Cos'è la cosa migliore che possiamo dir loro? Beh, sicuramente informandosi correttamente. E quindi quell'informazione corretta e attendibile che possa, ecco, permettere di avere comportamenti responsabili. Certo. Nel momento in cui si ha un comportamento responsabile, si ha anche una capacità critica e soprattutto anche di razionalizzare, cioè razionalizzare l'emozione. Quindi l'emozione che può essere l'emozione del contagio con un'informazione chiara, precisa, attendibile, ragionevole, permette di gestire anche l'emozione. Certo, e poi soprattutto rivolgersi agli specialisti quando uno ha una sensazione di disagio psicologico importante. Evitare, sì, il fai da te, come al solito, nel senso, no? Sì, sì, certamente, tant'è vero, a questo riguardo un pochino, no, lo slogan potrebbe essere quello di amare, dove ogni lettera coincide con quello che è un comportamento corretto, no? Potremmo dire, certo, così, cioè A sta per accogliere le emozioni, quindi bellissimo, anche le negative, cioè per cui l'ansia, la paura, ho paura di essere contagiato, ho paura, benissimo, di accoglierla, non di negarla e soprattutto di non affrontarla, no? Ma di farla propria. Di farla propria. La M? Della M può essere quello di, come dire, mantenere, ecco, se abbiamo imparato delle sane abitudini in questa lunga pausa, di mantenere queste abitudini. Ovviamente potranno non più essere su una base quotidiana con le abitudini, certo, però di fare in modo che ciò che abbiamo imparato, che comunque questa esperienza, per quanto tragica, ci abbia donato qualcosa, che può essere la lentezza, che può essere il piacere del tempo, di concederci delle cose, di quello che può essere la priorità rispetto a certi valori. Assolutamente, certo, hai ragione. Di mantenere quelle sane abitudini, quelle abitudini che abbiamo imparato nostro malgrado. La A è adattarsi. Cioè è inutile chiedersi come, quando e perché, cioè, ma a partire dall'idea che se questo è lo scenario attuale, ebbene prima accettiamo questo, quindi prima ci adattiamo, prima troviamo una nuova normalità. Bellissimo. È un fenomeno cognitivo che va fatto di assimilazione e di accomodamento rispetto alle nuove esperienze della vita. Quindi dobbiamo aspettare, ma entrare in questa logica, cioè nella logica che può essere proprio adattarsi. La R è la responsabilità delle scelte, cioè essere responsabili nelle scelte, perché essere responsabili nelle scelte significa avere comportamenti responsabili. Perfetto. I comportamenti responsabili sono i comportamenti poi quelli che ci aspettiamo, e che ci aspettiamo appunto che
via via possiamo ognuno di noi maturare, no? Avere il tempo di poter maturare questa responsabilità. E la E è essere in sintonia con se stessi. Cioè l'essere in sintonia con se stessi significa anche rispettare i propri bisogni. Certo, certamente. E con questo bellissimo acronimo AMARE lasciamo la nostra dottoressa Pezzella, la ritroveremo sicuramente a breve su Vediamoci Chiara per approfondire ulteriormente questi temi che mi sembrano veramente molto molto importanti. Grazie Patrizia, salutiamo tutti volentieri. I nostri ascoltatori e spettatori e ci vediamo alla prossima. Ciao! Benissimo, arrivederci, arrivederci.